Sì. Bokerto, bokeror, carissime, ciao, Parma slash Hadera, Parma slash Hadera, ciao Risceva, carissima, ciao Rivka Rossella da Natania, ciao Rossella da Firenze, ciao René, che non è più Pisa, adesso ormai è adottata Grenoble, Rachel Chiara, Padova, Francesca che ci segue dal viaggio, fantastiche tutte. Come sapete, come vi ho ben scritto nel gruppo, siamo alla vigilia di un giorno molto, molto, molto emozionante per me in particolare. Ogni figlio, ogni bar mitzvah è molto emozionante, ma nel mio caso, come sapete, con tutti i retroscena di che scriverci un libro, Baruch Hashem, voilà. Domani infatti faremo una lezione speciale di Schut Menachem Mendel, domani che è la data, cioè comincia stasera come da non tutto la sera prima. E domani, Bezrat Hashem, avremo un shiur miyuchad. Intanto, ti sei mutata? Sara? O è sparita? è sparita. È sparita. Ciao Sandrine! Ciao. Dove sei? All'aeroporto? No, ancora no. Dopo, infatti, fino alle 9:20 mi collego. Aspetta, vedete la visione che ho da Venezia qua? Aspetta. Oh, ma che Eh? bello! In mezzo alla frase. Vabbè, ormai siete abituate. Ciao Bello. Sandrine. Ah, l'altro Ciao parlante, Sara, immagino che è andato anche via l'altro scusate, parlante. Un scusate, attimo. tolgo. Pardon, pardon. Ciao Sandrine Yael, ciao carissima, che bel sole che hai dietro. Allora, riprendo ragazze, dicevo, sta registrando? Sì, sta registrando. Allora, partiamo dalla Yom Yom, ok? Allora, la Yom Yom di martedì, Pamaim Kitov, 15 Sivan, 5782, 14 giugno 2022. Allora, inizialmente partiamo dall'Admura Zaken, dall'Alterebbe. Allora, faceva dei discorsi estremamente brevi, ok? Brevi, concisi, che, come descrive qual è il Rebbe, suscitavano una tempesta nel cuore e infiammava le emozioni di chi li ascoltava, no? Questi discorsi, però molto brevi e concisi. Poi, questi discorsi, allora, questi no, i primi, dunque questi concisi, erano chiamati drachim, percorsi. Poi, più tardi, i discorsi divennero un po' più estesi e vennero chiamati igrot, missive. Ok? Oggi noi conosciamo l'igrot Kodesh, sì? Verrebbe nostro ultimo. Poi, nella fase successiva, invece, vennero definiti Torot, insegnamenti. E queste Torot hanno costituito la base per i Mamarim, di Torah Or e Likutei Torah, Torah sono dei Mamarim di una profondità. Guardate che quando si studia un Mamar, cioè bisogna poi, concluso lo studio, atterrare di nuovo, perché a proposito della nostra Hotesse de Terre, proprio c'è un volo verso i cieli, verso i mondi celesti, che è fortissimo. L'esperienza, in ebraico si dice chutzgufit quasi, no? E dunque, più avanti, questi insegnamenti divennero ancora più lunghi e vennero chiamati Kitavim, scritti. E queste esposizioni furono sviluppate con una relativamente più ampia elaborazione intellettuale, molto, molto profonda, che consiglio vivamente di studiare. Che poi vi ho promesso di rivedere più volte, ma ci dovremo arrivare un giorno. E passiamo a Puma. Allora, allora, chi mi legge oggi? Rachel, sei a casa, vedo. Fantastica. E Oggi diceva semplicemente, chi può, fatemi sì. Allora, siamo Shlishi, dunque terza chiamata, terzo giorno della settimana. E oggi parliamo del Pesach, ma di un Pesach particolare. Adesso vedremo. voi siete Vai. a Bealotea, no? E siamo a Bealotcha, sì, esatto, siamo a capitolo 9, passo 1, Tet Alef di Bealotcha. Vai, Rachel.
Durante i 40 anni che a causa del peccato degli esploratori trascorsero nel deserto del Sinai, i figli di Israele non eseguirono la Milà ai loro figli. Per questo motivo Hashem parlò a Mosè chiedendo il sacrificio di Pesach una sola volta, e ciò avvenne nel primo mese di Nissan, del secondo anno dalla loro uscita dalla terra d'Egitto, e quindi prima di Bemidbar 1:1, dicendo: i figli di Israele devono offrire al tempo stabilito, anche di Shabbat, il sacrificio di Pesach. Fermati qua, allora, tutti insieme. Vai da Ber Adonai el Moshe. Vai da Ber Adonai el Moshe. Bemidbar Sinai. Bemidbar Sinai. Bashana Hashemit. Bashana Hashemit. Letzetam me'eretz Mitzrayim. Letzetam me'eretz Mitzrayim. Bachodesh Harishon Lemor. Bachodesh Harishon Lemor. Fantastica, vedo Sandrine, a voce ci segue, vai, vai. Vai a Subni Israel. Vai a Subni Israel. Et a Pasach. Et a Pasach. E Bemoado. Bemoado. Allora, cosa vediamo, cosa ci spiega qui? Allora, dunque, Hashem parla a Mosè nel deserto di Sinai nel secondo anno dall'uscita dall'Egitto. Il primo mese. Allora, noi cosa vediamo? Che è il secondo, ok, allora, che parliamo qui del mese di Iyar, ok? Ma dunque, questa parte che stiamo studiando adesso è all'inizio del libro di Bamidbar e non fu pronunciata prima del mese di Iyar. Da qui cosa impariamo? Un detto molto famoso, un principio, diciamo, molto famoso, riportato nel Talmud di Masechet Psachim 6b, e che è appunto un principio talmudico, che Rapraci poi riprende molte volte, che la narrazione nella Torah non procede in modo necessariamente cronologico. Quello che noi diciamo in ebraico, en mukdamu meuchar la Torah, e vai Sondrini, mi fa sì che vai in yanim. Dunque, per quale motivo dunque non iniziò con questa sezione però di fatto? Perché getta discredito su Ibn Israel, che per tutti i 40 anni in cui furono nel deserto offrirono soltanto questo sacrificio pasquale. Ok, dunque anche faranno la Pesach, abbiamo detto, anche di Shabbat, anche in stato di impurità, cioè l'offerta del Korban Pesach, come riportato nel Talmud di Psachim, e deve essere presentata il 14 di Nisan, anche se tale giorno cade di Shabbat o se la comunità è diventata impura per il contatto con cadaveri. Dunque, sia in questo caso che nell'altro, deve comunque osservare questa. In che data? Abbiamo detto nel 14esimo, hai letto? No, vai il 3. Vai Rachel, il 3, il 14esimo. Anche se sarete quasi tutti impuri, lo offrirete nel tempo stabilito al 14esimo giorno di questo mese, nel pomeriggio. Lo celebrerete seguendo tutti i suoi statuti per l'animale e tutte le sue leggi riguardanti il resto. Okay, Mosè parlò nuovamente ai figli di Israele quando fu il momento di compiere il sacrificio di Pesach. Essi allora, celebrarono il sacrificio. Sì, no, fermo un attimo, sì. Allora, Mosè, sì. Come ci dice Rashi? Mosè parlò ai Bnei Israel perché facessero dunque il Korban Pesach. Allora, Rashi pone la domanda: cosa significa in realtà? Cos'è il significato del testo? È già stato scritto in Shmot, capitolo 12, Pasuk 5. Mosè parlò delle feste di Hashem. Dunque, questo è quello che è già scritto. Tuttavia, quando Mosè udì da Hashem, la sezione nel preciso relativa alle feste, la riferì a Ibn Israel, quindi li esortò di nuovo nel momento dell'esecuzione. Dunque c'è esortare il popolo e prepararlo a una mitzvah teorica che dovranno mettere in pratica, e c'è il momento di attuarla, e in quel momento c'è l'esortazione di Mosè ad applicarla, ok?
Dunque, ciao Kajamushka, ciao carissima. Ecco, anche Vercelli, anche Bologna. Vai Rachel, 5-6, 5-6. Poi chi può leggere e può leggermi faccia 6. Ok. Essi celebrarono il sacrificio di Pesach nel deserto del Sinai, nel primo mese, nel 14° giorno del mese, al pomeriggio. I figli di Israele fecero secondo tutto quello che Hashem aveva ordinato a Mosè. Accadde che tra loro c'erano degli uomini che erano impuri, avendo avuto contatto con un morto, e pertanto non poterono compiere il sacrificio di Pesach in quel giorno. In quel giorno essi si presentarono da Mosè e da Aaron mentre erano assieme. Okay. Quando dice Quegli Mosè Aaron, allora non è possibile dice Rashi che si recarono dall'uno e poi dall'altro, perché se Mosè non sapeva rispondere, come avrebbe potuto farlo Aaron? Mosè che ha ricevuto la Torah, che lui il tramite di Hashem per averci la Torah, se non lo sa lui, non la sa di certo Aaron. E dunque, vai. Ok, prima di arrivare al 7, un attimo leggiamo anche sul testo. Dunque, riprendo veloce dal Pasuk 2 Bet fino a 7, esatto. Vai a sub in Israele, passa be moaddo, anche in puri, be arba sarion, bachodesh azze, ben arba in tasuoto, be moaddo, che chol fukotavu, che chol mishpatav tasuoto. Vai da ben Moshe ben Israele a sotto a Pasach, vai a sui ta Pesach barishon, be arba asar yom la chodesh ben arbaim, be midbar sinai, che chol asher tziva Adonai Moshe, che nasu ben Israele. Sette, vai Rachel. Quegli uomini gli dissero: noi siamo impuri per aver avuto contatto con un morto. Perché dovremmo essere esclusi tra i figli di Israele, non potendo offrire il sacrificio ad Hashem al tempo stabilito? Mosè disse loro: aspettate, e io ascolterò quello che Hashem ordinerà al vostro Allora, riguardo. qui è fantastica Rachel, tanto godiamo Rachel. Allora, qui abbiamo la famosa richiesta del lama nigara, che poi si usa anche come espressione, poi l'hanno detto anche le figlie di Tzlofkà, tra parentesi lo vedremo anche, quando c'è stata la suddivisione del territorio di Eretz Israel, una volta entrati in Eretz Israel. E loro, il padre viene a mancare e dice, ma noi però, dans l'histoire, anche noi vogliamo avere una parte in Eretz Israel, e c'è proprio il termine la manigara. Lo vediamo però prima qua, da coloro che adesso abbiamo un punto, come hai detto, che erano impuri, dunque non siamo, noi siamo impuri per il contatto di un morto, dunque che può succedere a qualsiasi persona, non che, non per altro, e perché dobbiamo essere sminuiti non presentando l'offerta da Hashem al tempo da stabilito. Allora, Moshe, cioè Rashi ci spiega, Moshe disse loro, non si possono presentare, come sappiamo, appunto, riportato nel Sifri, i sacrifici in uno stato di impurità. Allora, al che replicarono questi che si sono resi impuri, che venga sperso il sangue per noi mediante sacerdoti puri e che la carne sia mangiata da noi divenuti puri, ok? Dunque, secondo questa interpretazione, gli uomini che si rivolgono a Mosè sono ormai al termine del processo della purificazione, ok? Che come sapevamo, sapete, è della durata di 7 giorni. Perciò chiedono che il 14 di Nisan venga offerta per loro il Corban Pesach, in modo che la sera del 15, divenuti dunque puri, ne possano mangiare la carne. Al che cosa risponde Mosè? Aspettate. Come ha appena letto nel Passuk 8, giustamente, aspettate, ascolterò quello che Hashem comanderà per voi. Come fa il discepolo che ha fiducia di ascoltare la risposta dalla bocca del suo maestro? E qui un altro famosissimo Rashi, abbiamo pochi Rashi ma belli, molto forti, molto importanti, conosciuti. Beato il nato da donna che ha una tale fiducia, perché Mosè parlava con la Shekhinah ogni qualvolta lo desiderava. Molto, molto, molto forte questo punto. Cioè, quale Yehudi Shah, nato da una donna, quale umano, può dire un attimo che vado a chiedere a Hashem, scusate, domanda legittima in effetti, pertinente, però un attimo che vado a chiedere. Scusate, vado un attimo. Cioè, non so se mi spiego, il livello di Moshe Rabbeinu. Tuttavia, tali uomini meritarono
che venisse riferita per mezzo loro, allora, pardon, questa sezione, dunque questa parasha, avrebbe dovuto essere riferita da Mosè, come avvenne per tutto il resto della Torah. Invece questi uomini meritarono che questa parasha venisse riferita per mezzo loro, perché le azioni meritevoli sono determinate da uomini meritevoli. Anche questo è un principio molto conosciuto nella Torah. Dunque, a differenza di quanto avvenne per il resto della Torah, la prescrizione sulla Pesach Sheni, quello che si chiama Pesach Sheni, no? Che si appunto si festeggia il 14 non di Nissan, ma di Iyar, essendo il secondo, comunicata da Mosè nei Sukkim seguenti al comando di Hashem. Una domanda posta in tal senso da alcuni uomini che diventano lo strumento di una particolare rivelazione divina per Mosè. Dunque questi uomini, secondo Sifre, erano meritevoli perché avevano contratto l'impurità per un atto di misericordia, in obbedienza a un precetto divino, e perché sono resi puri per una mitzvah, no? Per occuparsi del morto, e però d'altro canto non volevano anche perdere questa enorme, importantissima mitzvah. Ci hanno mostrato il desiderio di applicare una mitzvah di Hashem, e anche se uno dice, vabbè, no, per Dio, ho voluto fare la mitzvah, però non potevo, perché essendo impuro, dunque io non ho fatto una verà, perché tanto non lo potevo fare. Invece no, ci tenevano. E questo tenere comunque a fare una mitzvah, anche quando si è esonerati, come in questo caso, mostra il loro desiderio, il loro piacere, il loro attaccamento ad Hashem, e per questo hanno meritato che questa sezione del Pesach Sheni sia chiamata a loro nome. Sentite, le urla dietro? No, va bene. Va bene. Ok, vai. 9:10. Sempre io o qualcun altro, Sara? Qui non si fanno sentire, capito? Non si fanno avanti qua. Ci godiamo la tua bella voce, vai intanto. Hashem parlava a Mosè dicendo, parla ai figli di Israele dicendo, qualsiasi persona sia impura per il contatto con un morto o al momento del sacrificio si trovi in un luogo esterno al cortile del santuario, sia che ciò accada a voi o accada alle vostre future generazioni, potrà ugualmente presentare il sacrificio di Pesach ad Hashem, così come segue. Lo dovranno compiere nel secondo mese, Iyar, nel 14° giorno, nel pomeriggio. Essi lo dovranno mangiare insieme a pane non lievitato e a erbe amare. Del sacrificio non ne dovranno avanzare nulla fino al mattino, né dovranno romperne alcun osso, essi lo dovranno compiere secondo tutte le regole del sacrificio di Pesach. Vai fino alla fine, cioè di oggi, fino al 15. Riguardo l'uomo che era in condizioni di purità e non si trovava in viaggio e che ha comunque tralasciato di compiere il sacrificio di Pesach. Non è giustificato, in altre parole, cioè non è esente, non avendo motivi validi per non attuarlo. Quella persona sarà recisa dal suo popolo perché non ha presentato l'offerta da Hashem nel tempo stabilito. Quell'uomo porterà le conseguenze del proprio peccato. Se un proselita abita insieme a voi e presenterà il sacrificio pasquale ad Hashem, non lo dovrà effettuare al momento della conversione, ma a suo tempo insieme a voi, secondo lo statuto del sacrificio di Pesach e secondo la sua legge. Esatto. Per voi... Vai. Sì, per voi ci sarà un medesimo statuto sia per il proselita che per il nativo del paese. Dunque, vigono le stesse regole per chi si converte, ovviamente. Nella Torah si parla tantissimo dei gerim, se avete notato, e della loro importanza, della loro, diciamo, equivalenza, se si può dire così, no? E dal momento che uno fa il ghiur è a tutti gli effetti 100% ebreo e deve fare. Però uno dice, allora, sono diventato ebreo il mese di Adar e allora faccio il Korban Pesach. No, il mese di Adar è fatto quando arriverà Pesach e tutto il popolo di Israele farà il Korban Pesach, tu farai con tutti, non adesso che hai fatto il ghiur. Ok, allora leggiamo velocemente e concludiamo. Allora, riprendo. Di proposito Pasuk 7 Zain, perché è importantissimo. Vayomru anashim haema ela anachnu tmeim le nefesh adam lama nigara levilti akrivet korban Hashem bemoado betoch bnei Israel vayomer alehem Moshe imdu veishmea ma yitzaveh Hashem lachem vaydaber
Adonai Lechem. Vaidaber Adonai el Moshe l'emor. Daber el Bnei Israel l'emor. Ish ish, ki yeta mela nefesh, o biderek l'chok, o ledorotechem, ve'asa fesach l'Adonai. בחודש השני, ב-14 יום, בין הארבעים, יעשו אותו על מצות ומרורים יאכלו. לא ישאירו ממנו עד בוקר, ועצם לא ישברו בו, ככל חוקת הפסח יעשו אותו. והאיש אשר הוא טהור, ובדרך לא היה, וחדל לעשות הפסח, ונכרתה הנפש ההיא מהמאה, כי קורבן אדוני לא הקריב במועדו, חטאו יישא האיש ההוא. עתות פנסיה. וכי יגור איתכם גר, ועשה פסח לאדוני, כחוקת הפסח וכמשפטו, כן יעשה חוקה אחת יהיה לכם, ולגר ולזרח הארץ. Ecco, spero che siete riusciti a leggere con me. Chazak, fantastiche. Oggi concludiamo il perek del Tania. Ci siete, ragazzi? Siamo... allora... capitolo 4, ok, l'ultima parte del capitolo. Che vi dico? Aspettate che... io sono rimasta indietro, avete già cambiato libro, no? Sì, siamo Shara Echud Ve'emunah. Shara Echud Ve'emunah, siamo a pagina 158 e vedete dove c'è scritto Tetvav Sivan Shamana Meuberet. Praticamente è la parentesi, ok? L'ultima parte del per che era presa. Vieni, bechinata, zimzum, bestera, chayut, eccetera. E alikutea marim, chaelek, sheni? Sì, sh'ar haifud ve'aimuna. Ok? Pagina 158, dovrebbe essere da tutti la stessa. Normalmente, ma normalmente fanno uguale, beh, strano. Tu, Rachel, ci sei? No, sei, no, ma io ho un libro che mi ha regalato il rabbino, uno dei rabbini Chabad, che è enorme. Ah, ok. L'ho impostato diversamente. Ce l'ho con i punti, cioè sia senza nekudot, ma c'è anche con i puntini. Allora io leggo con i puntini e poi in basso, vedi, c'è molta spiegazione. Ah, fantastico. Ma in che lingua poi la spiegazione? No, è tutto in ebraico. Ok, fantastico. Allora, noi concludiamo di oggi. Allora. Abbiamo parlato di questo zimzum, no? Di questo, l'abbiamo visto ieri, questa condensazione, contrazione, concentrazione della forza infinita divina di Akadosh Baruch. Allora, ciò che riguarda lo zimzum, dunque l'ascondimento della forza vitale, come è chiamato? Kilim, vasi, recipienti. Mentre la forza vitale stessa è chiamata luce. Dunque c'è la forza vitale, l'essenza della forza vitale, che è luce, chiamata luce, invece lo zimzum di questa luce sono i kelim. Dunque abbiamo kelim e luce, che assieme determinano le sefirot, che sono rispettivamente l'aspetto finito ed infinito di queste. Allora i kelim limitano la luce infinita, fanno in modo che essa si rivela in quantità proporzionata alla capacità che gli esseri umani hanno di accoglierla, gli esseri. I kelim hanno dunque la funzione di celare e di rivelare allo stesso tempo la luce divina. Ok. Detto ciò, infatti, come il recipiente nasconde ciò che contiene, qualsiasi cosa che contenga il recipiente, così lo zimzum nasconde e cela la luce il flusso della forza vitale. E proprio i kilim sono le lettere, attenzione. Anche le lettere hanno una funzione analoga a quella dei kelizzi, in quanto rivelano, ma allo stesso tempo anche limitano, il pensiero, poiché la parola non può esprimere tutto ciò che c'è nella mente dell'uomo. Quello che noi esprimiamo a parole non è che un'infinitesima parte della forza del pensiero e della parola nella sua essenza in noi. Ok? Siamo sul profondo, questi prachi. Ok, dunque, i kelim sono le lettere divine che hanno la loro radice nelle cinque lettere finali. Mem, Nun, Tzadik, Pei e Haf, che rappresentano
le cinque forze limitatrici. Allora, quando sono usate alla fine della parola queste lettere, nessun'altra lettera le può seguire, perché sono sofiot, mem sofit, nun sofit, tzadik sofit, pei sofit, chav sofit, ok? Sono lettere che hanno la finale. Finale vuol dire che concludono, dopo la lettera finale non puoi aggiungere un'altra lettera, perché appunto è finale. Dunque, si tratta di un'azione dunque limitatrice, e in quanto tale è una forma di gevurah. Limitatrice, vura, rigore, ok? Dunque, queste cinque lettere, dunque, i kelim sono le lettere divine, che hanno le radici nelle cinque lettere finali, mem sofit, nun sofit, tzadik sofit, pei sofit, chav sofit, che rappresentano le cinque forze limitatrici, essendo finali, dunque hanno un limite e non davano oltre, che dividono e separano il fiato e la voce nei cinque organi della parola, di modo che le 22 lettere possano essere formate. Adesso, la fonte di queste cinque forze limitatrici è il Bozzinà de Cardunità. Adesso siamo in aramaico qua. Cioè la luce delle tenebre. Cos'è questa luce delle tenebre? A proposito, risceva di quello che dicevi di mio fratello. Vedi, ci si ricollega. Allora, la luce che è stata contratta e schermata dallo zimzum, cioè quando diciamo luce delle tenebre, un attimo, oddio, che cos'è? A cosa ci si riferisce? Allora, alla luce contratta e schermata dello zimzum. È la forza limitatrice suprema che determina la quantità e la qualità della luce e della forza vitale che deve pervenire a ognuno dei quattro mondi, a ogni sefirà e ad ogni essere, e impone in tale modo tutte le limitazioni e le differenziazioni insite nella creazione. Allora, adesso, questa fonte delle cinque forze limitatrici, luce delle tenebre, è la suprema gevurah, la supremo rigore dell'Atik Yomin. Atik vuol dire vecchio, antico, Yomin, giorni. Vecchio dei giorni, cosa intende? È, cabalisticamente parlando, il regno che trascende tutti i mondi, compreso quello dell'Azilut. Uno dice, beh, oltre l'Azilut è il top del top. Cioè, no, oltre ancora. E la sorgente di ogni misericordia è puro chesed, pura misericordia, clemenza, bontà dell'Atik Yomin, come è noto a chi è versato nelle scienze esoteriche, cioè nella Kabbalah, ok? Wow, breve ma molto profondo. Io ho detto oggi è breve, così voi tranquille, e boom, altro che breve. Ok, leggiamolo un minuto sul testo, perché ve lo leggo velocemente, seguitemi sul testo. Allora, vihin, dunque quello che vi ho detto in italiano, con le spiegazioni, adesso senza le spiegazioni, direttamente nel testo. Bene, Bechinata Tzimtzum Vehester Hachayut Nikra Beshem Kelim Vehachayut Atzmo Nikra Beshem Or Shekmo Sheakli Mechase Al Mashe Betocho Kach Bechinata Tzimtzum Mechase Umastir Haor Vehachayut Hashofea Vehakelim Hen Hen Haotiyot Sheshorshan Hei otiot mem nun tzadik pe chav sofit. Shehen hei vurot hamechalkot umafridot ahevel vehakol behei motzot hape lehitavot chav bet otiot. Veshorish hei vurot, chamesh vurot, hu bevitz bozina de kardunita. Shei gvura ila'a de atik yomin ושורש החסדים הוא גם כן חסד עתיק יומין כידוע ליודעכם. Ragazze, abbiamo volato oggi, molto in alto. E vai René, siamo tutte orecchie. Ok, allora oggi ne abbiamo 15 di Sivan, e per i Perek si dovrebbe andare dal 77
Non so se fino all'81 o sbaglio, perché non c'ho il libro italiano. Dal 77 al 78 incluso, cioè due prachini. Il secondo lunghino. Allora noi ci accontentiamo. Mi lancio, ragazze. Voi guardate se vi è difficile seguirmi e leggere con me in ebraico. Seguite in italiano. L'amnazer al yedut. Le asaf mizmor. Koli el Elohim ve'etzak. Koli el Elohim ve'ha'azin. Beyom tzarati Adonai darashti yadi laila nigra velo tafug me'ana hinachem nafshi. Ezkera Elohim ve'ehemaya. Asicha ve'tit atef ruchi sela. Achazta shmurot einai nif'amti velo adaber. Chishavti yamim mikedem. שנות עולמים, אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי, אשיחה ויחפש רוחי. על עולמים יזנח אדוני ולא יוסיף לרצות עוד. האפס לנצח חסדו, גמר אומר לדור ודור. השכח חנות אל אם קפץ באף רחמיו סלע. ואומר, חלות היא שנות ימין עליון. אזכור מעלליה כי אזכרה מקדם תראך והגיתי בכל פועליך ובעלילותיך אסיך אלוהים בקודש דרכך מאל גדול כאלוהים אתה האל אוספלה הודעת ועמים עוזך גאלת וזרוע עמך בני יעקב ויוסף סלע ראוך המים אלוהים ראוך המים יחילו, אף ירגזו תהומות, זורמו מים, אבות כל נתנו שחקים, אף חצציך התהלך. כל רעמך בגלגל העירו ברקים, תבל רגזה ותרעש הארץ, בים דרכך ושבילך במים רבים, ועקבותיך לא נודעו, נחית חצון עמך ביד משה ואהרון. Poi tranquille fate anche farete il vostro bere, quello dove striccare, eccetera, eccetera. E concludiamo. Francesca, sei in viaggio, ma me lo sai a memoria, già che ci siamo? Ormai devi saperlo a memoria. Sì. Eccomi, stavo leggendo. Tutti i mezzi mattia. Yagena Lai, dal Kolo Havai, dal Kol Mishe Veshem Israele Hunne, dal Kol Uhave Vetomche Israele. שיר למעלות, תשא עיניי אל הערים, מהאים יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל יתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לו ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך יד ימיניך, יומם השמש לא יחית, וירח בלילה, אדוני שמרך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Fantastica, okay. Francesca. Sarà Rabbanita Zitkanita, Gena Lai, dal Kolo Avai, dal Kol Mishe Veshem Israel Echune, dal Kol Oave Vedomu. Shir Hama'alot Ledavid, Samachti Peorim Libet Adonai Nelet. Omdot Ayu Ragleinu Bishareich Yerushalayim, Yerushalayim Habnuya, Keir Shechubra Layachta. Shesham Anu Shvatim Shivteya Edut Leisrael Lehodot Leshem Adonai. כי שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד. עלו שלום ירושלים, ישליו אוהבי, וישלווה בארמנותי. למען אחי ורעי, אדברה נא שלום בך, למען בית אדוני אלוהים. Tutta la settimana, tutti i shiurim sono dedicati a mio figlio, ma oggi lo dedico al figlio di mia sorella, al figlio maggiore di mia sorella Abigail, Menachem Mendel ben Avigail, Shebari Beramache Varav Shassagidav, che oggi è il suo compleanno ebraico, un giorno prima di mio figlio, qualche annetto in più, perché lui compie adesso 20 anni se non erro. E, sì, perché il mio Daniel ha 22, allora lui 20, se non erro 20. E, da tenere conto anche di tutti i nipoti Shebari. Dunque Masalto, Masalto, con le Menachem Mendel, Avigail, le chaim arukim col tu vattova nireve anigla una meravigliosa giornata a tutte voi grazie bar mitzvah shel bni ahuvim menachem
un'emozione infinita, non potete immaginare neanche. Si capisce.